Ciao a tutti e benvenuti su Empty Barrel, io sono Giulio e oggi andrò con voi a scoprire se è buona la Punk IPA. Siamo dunque oggi riuniti per assaggiare appunto la Punk IPA, una birra peculiare quanto il suo produttore e quanto le grafiche che applica alle proprie birre. In questo caso abbiamo una bella bottiglia, abbiamo una bella etichetta in rilievo azzurra, bianca e nera di questa Punk IPA che si definisce un classico post-moderno e una ale apocalittica post-punk. Ma andiamo quindi a vedere la carta d'identità della Punk IPA prima di andare ad aprirla e ad assaggiarla. Il paese di produzione è il Regno Unito, più precisamente la Scozia. Il produttore è la BrewDog. L'anno di prima produzione corrisponde all'anno di fondazione della BrewDog ed è il 2007. E la tipologia, come indica il suo nome, è una IPA, o IPA, se vogliamo essere più anglofoni, ovvero India Pale Ale. Il tenore alcolico è di 5,6 gradi. Il prezzo della bottiglia da 33 è di 2,44 euro, o perlomeno questo è il prezzo che ho trovato io. Se la comprate direttamente sul loro sito avrete forse un prezzo leggermente inferiore, se la comprate al supermercato dove la trovate forse avete un prezzo leggermente superiore. In ogni caso, se la trovate al vostro pub di fiducia, aspettatevi di pagare 6 euro per una pinta. Non è esattamente una birra economica, ma si attesta comunque su un livello di prezzo medio. Andiamo dunque a dare un'occhiata a questa bottiglia di Punk IPA della BrewDog. Come dicevo, classico, si autodefinisce classico postmoderno. E devo dire che le grafiche, ma in generale di tutte le linee BrewDog, sono molto molto ben fatte. Infatti l'azienda fa del proprio marketing visivo un punto di forza. Ma ne parleremo dopo della BrewDog, adesso direi che è giunto il momento di aprirla e assaggiarla. Beh, innanzitutto non vi avevo detto, ma forse l'avete notato, che oggi per l'occasione abbiamo anche il bicchiere della BrewDog, che in maniera molto simpatica sul retro indica Beer is art, art is also art. Nulla da eccepire. Comunque, per quanto riguarda le note olfattive, abbiamo uno sprigionarsi delle essenze fruttate immediato, proprio all'apertura, appena mettiamo il naso, si percepisce una nota agrumata, ma anche di frutta un po' più dolce, frutto della passione, mango, secondo me frutti tropicali in generale. Non si sente all'olfatto la nota amarotica, ma probabilmente andremo a ritrovarlo nel sapore. Adesso devo essere sincero, io la Punk IPA l'ho già assaggiata in passato, ma non me la ricordo bene perché è passato veramente tanto tempo. E dunque direi che finiamo di versarla e andiamo ad assaggiare. L'odore promette molto bene comunque. È esagerato forse un po' con la schiuma, vabbè, comunque ci sta. Direi che in questo caso la schiuma è veramente bella, corposa, sembra essere piuttosto persistente. Ha un colore bianco molto chiaro, sembra anche abbastanza carbonata, ma adesso andremo ad assaggiarla. Cheers! Beh, direi che quello che si sentiva a livello olfattivo si percepisce anche proprio a livello gustativo poi. Permane questa base di appunto frutta tropicale, la nota citrata è un pochettino meno presente, anche se rimane un acidulo di fondo molto piacevole. L'amaro del luppolo, la parte luppolata, si sente molto bene immediatamente e si sposa, devo dire, quasi alla perfezione con la parte fruttata. Ciò che è interessante è che dopo qualche secondo tende a prevalere la nota dolce, quindi la parte fruttata comincia un po' a prevalere sulla parte amarognola, che però, ripeto, è molto presente all'inizio. E mi faccio un altro sorso, più che volentieri. Oggi abbiamo una birra da 33, quindi mi auspico che finirà velocemente. Anche il colore, come vedete, è molto bello, è proprio dorato. Comunque estremamente bilanciata, molto buona, molto, molto primaverile secondo me come birra, probabilmente non la berrei
d'inverno, durante una giornata fredda, ci sono altre birre per quello, ma il suo dovere lo fa più che bene, mi pare. Ma andiamo dunque a vedere qualche curiosità su questa Punk IPA e sulla BrewDog in particolare. Numero 1. La Punk IPA è stata la birra che è nata insieme alla BrewDog nel 2007 ed è stata la birra che ha fatto la fortuna della BrewDog. Numero 2. La BrewDog, secondo me, è un'azienda estremamente interessante per il concetto e il formato di Equity for Punks, come lo chiamano loro, ovvero una sorta di crowdsourcing. La BrewDog ha appunto ceduto, anzi, diciamo, emesso una serie di azioni interne pubblicizzate agli amanti delle proprie birre in maniera da finanziare i nuovi progetti della BrewDog proprio. Quindi, per chi crede nella BrewDog e ama le sue birre, è possibile acquistare a titolo di investimento, però più che altro proprio per portare avanti il progetto BrewDog, quindi l'apertura dei brewpub in tutto il mondo, ce ne sono diversi anche in Italia adesso, la preparazione di nuove birre pazzesche come quelle che vengono proposte già ora, sono birre per dire con più di 20 gradi, che spero di riuscire a recensire se riesco a procurarmele, anche se è piuttosto difficile trovarle qui in Italia, ma mai dire mai, potrei andare a trovare proprio la BrewDog. Numero 3, e questa lo chiamerei lavoro caffè birra. Questo è un bel concetto che è stato sviluppato dalla BrewDog per i propri pub. Al momento penso sia disponibile solo in Inghilterra, dove in effetti un format di questo tipo sicuramente può essere più apprezzato. E ciò consiste nel pagare una sorta di biglietto d'ingresso per il pub al prezzo di 7 sterline e poter stare tutto il giorno al pub, al brew pub, con caffè illimitato. E col concetto appunto di andare a lavorare con il proprio laptop o andare a studiare e poi di avere proprio una pinta di Punk IPA alla sera, tutto compreso nel prezzo, prima di andartene, quindi ti fai una bella birra, hai passato una giornata a lavorare o a studiare al pub. Più chill di così direi che non si può. Peccato che sia un format che forse in Italia non sarebbe così popolare come in Inghilterra. Siamo giunti dunque al momento di trarre delle conclusioni su questa Punk IPA. Cosa dire? È una IPA estremamente bilanciata, non è troppo aggressiva, quindi anche per chi si affaccia alle IPA secondo me è perfetta. Io in prima persona non bevo tantissime IPA, mi piacciono ma non sono le birre che prediligo in generale. E devo dire che la Punk IPA mi è piaciuta molto e sicuramente la berrò di nuovo in futuro. Mischia questa nota agrumata a una nota fruttata un po' più dolce, all'amaro dei luppoli, molto ben bilanciato, e al gusto finale dolciastro, ma piacevole, assolutamente. E ne è rimasta poca e ho fatto fatica, devo dire, a farne rimanere un pochettino, me la voglio tenere per gustarmela al meglio alla fine di questo video, ma tutto sommato io andrei a dare alla panchipa un bel 8. La recensione è dunque finita, siete liberi di andare al vostro pub di fiducia a bere una buona birra, se volete provate la Punk IPA, se no provatene un'altra. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi fosse piaciuto considerate di iscrivervi al canale, lasciatemi un like, lasciatemi un dislike se non vi è piaciuto, commentate se avete qualche suggerimento o se volete che recensisca una birra in particolare, e detto questo, cheers e alla prossima birra!